Andare da Mauro, che dobbiamo capire quest'oggi come concludiamo la nostra puntata. Ma non ce lo scordiamo che siamo in un clima natalizio, ci mancherebbe altro. Io voglio fare questo filmetto, mi ci vuole anche un po' di musica natalizia. Ce la mettiamo la musica per Mauro? Eccolo qui. Senti che bello. Prologo. Natale sì, Natale no, mi son rotto le palle. Adieu. E nel paese dove mai nessuno si dimette, l'unico a dimettersi Babbo Natale. Babbo Natale. Oh mamma mia. E voilà. Attenzione, cosa succede? Che succede? Dignità successiva, ragazzi. Fu così che nacque la leggenda di Giuseppe Natale. Il povero Giuseppe Natale non sapeva come esaudire i desideri di tutti. Apri tutto, chiudi tutto, apri un po', chiudi un po', socchiudi la vitaccia per Giuseppe Natale. E allora che fece? Si trovò contro gli strenui difensori delle tradizioni. Giù le mani dal cenone e spostati che mi faccio un selfie mentre mi abboffo. Ma proprio di tutte e niente, le tradizioni. Salvino se lo scorda mai, Gerardo. Di no, tutte di lui, le tradizioni, sempre. Eccole qua. No a Giuseppe Natale, sì alla befana fascista. Povero Giuseppe mia. Natale c'ha non poteva che chiedere aiuto agli amici. No, è giustamente, chiese aiuto ai suoi amici. Zingaretti, per favore, alla tua età credi ancora a Zingaretti? Lo sanno anche i bambini che io vabbè, non esisto. Ma ne è per tutti, ma Natale non c'è proprio buono, Mauro. Ma contro almeno Natale, a Natale, lo so, Gesù. Ma pensa che ha tentato anche con Di Maio. Tentò con Di Maio, caro Ciaro Babio. Natale, con quante L? Se vabbè. Ma Di Maio era ancora impegnato a scrivere la letterina a Babbo Natale dell'anno precedente. Era un congiuntivo ancora. Ma era disperato, devo dire, povero Giuseppe Natale. E si è rivolto anche a Renzi. Io devo chiedere a Michele Santoro come faceva lui. E tentò con Renzi. Qualcuno ha visto Renzi? Era alle tue spalle fino a un momento fa. Sereno Natale! E andate Renzi, sai, va. Ma che è arrivato il pugnale? L'ha messo lui, ma però c'è un bel epilogo. Ah, meno male, oh, dai. Finché finalmente... Eccomi qua! E tu chi sei? L'elfo in ciucione al tuo servizio. È arrivato, finalmente. Torna subito qui in ciucione! Matteo, non rompere! Sei tu che rompi! No, tu! Oh mio Dio! E qui è siamo sfinito, all'happy end, certamente. È sfinito, Giuseppe. Esasperato... decise di ricorrere al DPCM risolutivo. Quello è Giuseppe buddista. Certo, da oggi l'Italia è un paese buddista. Om e folklore il Natale. No. Mi rifiuto. Buon om a tutti. Buon om. Allora guarda. Om. Allora, ti dico una cosa, Gerardo Greco. Natale. Io penso che tu a questo punto invece la vodka devi fargliela bere prima della trasmissione. Sì, no, lui la prende prima della trasmissione, ma evidentemente vodka, ha bisogno di un richiamino come un vaccino. Va bene, finiamo così. Facciamo pure noi. Grazie, tre, grazie. Oh.